ritorno tanto atteso è arrivato. Per il Delfino Flacco Porto l'appuntamento con la propria storia calcistica è a soli 90 minuti dal compimento. Tanto manca infatti all'approdo matematico del team di Mister Bonatti al prossimo torneo regionale di eccellenza, che può festeggiare l'evento davanti al proprio pubblico nell'ultimo turno di campionato che mette di fronte i biancazzurri del patron Paluzzi ai cugini della Fater Angelini. Con i 3 punti di vantaggio sul Casal Bordino, immediata inseguitrice in classifica, ai portuali basterebbe anche un pareggio per arpionare il salto di categoria, ma in questi casi bisogna fare i conti anche con l'avversario di turno, per nulla intenzionato a stendere un tappeto rosso ai quotati cugini. Tanto più che ai ragazzi di Mister Nepa servono punti fondamentali per tentare di uscire dalla zona playout. A suggellare l'evento, il San Marco di Pescara fa da degna cornice con una gradinata gremita e non potrebbe essere diversamente, vista l'importanza dell'evento che potrebbe riconsegnare al calcio dilettantistico pescarese un torneo di eccellenza che manca da diversi lustri. In uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni, il verdetto più atteso arriva soltanto all'ultima giornata, grazie anche alle altre avversarie che hanno tenuto testa ai pescaresi e reso interessante la stagione fino all'ultimo respiro. La domenica di festa rischia di essere indigesta per i padroni di casa, che a sorpresa vengono colpiti dalla Fatera, segna il 14° con Fusco, che infila falso incornando con tempismo sul tiro dalla bandierina di Faieta. La sfera scavalca l'estremo di casa e termina la sua corsa nell'angolo più lontano. La capolista stenta a carburare e poco dopo rischia nuovamente sul siluro di Ricci, che falso è costretto a disinnescare in 2 tempi. 2 minuti dopo i padroni di casa riescono a portarsi pericolosamente in zona d'attacco, anche se l'irruzione di Tine Mori, che cerca di pungere sullo spiovente di Capitan Sichetti, non sortisce alcun effetto significativo, con Fusella che per evitare rischi ulteriori spazza la sfera e coadiuva il proprio portiere messo fuori causa dal numero 9 del Delfino Flacco Porto. I portuali cominciano a stazionare in attacco con una certa continuità e poco oltre la mezz'ora invocano il tiro dal dischetto sul contatto dubbio tra Piccioni e Cicco Cioppo. La spinta in area del numero 2 della Faterno viene ritenuta fallosa dal signor Ameli di Teramo, che fa proseguire. Prima del rientro negli spogliatoi, il Delfino si produce in un paio di interessanti opportunità che non riescono a dare i frutti sperati. Al 40° lo spiovente dalla sinistra di De Leonardis pesca la testa di Saltarin, che arriva puntuale all'appuntamento con lo stacco in area, ma gli esiti non sono quelli sperati. 1 minuto dopo Sichetti smista su Piccioni, che crea scompiglio penetrando in area dopo una serie di rimpalli favorevoli che costringono Bartoletti a distendersi per cercare di allontanare la sfera con la stessa che continua a rimanere ancora nella zona a rischio, ma a conti fatti il traversone definitivo a centro area non trova la giusta finalizzazione del reparto d'attacco portuale, costretto a rimandare i sogni di gloria alla ripresa delle ostilità. I secondi 45 minuti di gioco risulteranno meno avvincenti, ma a preponderante monologo portuale. I ragazzi di Mister Bonatti sono insidiosi in avvio con l'appoggio di Tine Mori per Carpegna, lesto alla battuta dalla media distanza che esalta le doti reattive di Bartoletti. L'estremo della Fater rischia poco dopo sull'insidioso tentativo di Tine Mori, che spedisce di pochissimo a fil di palo. Il risultato torna in equilibrio al 15° quando il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla squadra di casa in seguito al contatto in area tra Cicco Cioppo e il neoentrato Di Felice. Non mancano le proteste degli ospiti per il provvedimento ritenuto eccessivo, ma il direttore di gara è irremovibile e conferma la sua decisione. Con l'assenza di Ligozchi, l'incaricato alla battuta dagli 11 metri è Saltarin, che fa il proprio dovere e permette ai portuali di ristabilire il risultato di parità. Per il Delfino si tratta del punto necessario per poter decidere da soli il proprio destino. La Fater non riuscirà a dare altri assilli alla capolista, con quest'ultima che cerca di suggellare la giornata con l'ultima offensiva dalle parti di Bartoletti, che arriva a ridosso del triplice fischio. Ma la conclusione di Perilli non cambia il risultato di parità. Per il patron Paluzzi, Mister Bonatti, lo staff tecnico e i ragazzi della Rosa cambia poco, perché alla fine la festa può cominciare. Dall'anno prossimo il Delfino Flacco Porto giocherà in eccellenza. Luca Terzini è il difensore della Delfino Flacco Porto Pescara. Finalmente si gioisce e partono i festeggiamenti. Per me che ci sto qua da 5 anni, ci abbiamo messo un po' di tempo, ma ce l'abbiamo fatta, mentre sono altre persone che sono al primo anno e sono riuscite a festeggiare subito, ma l'importante è aver raggiunto questo obiettivo, che per noi è un sogno, perché siamo una piccola realtà e a differenza di tante altre è una cosa
Del tutto inaspettata. Quest'anno avevamo come obiettivo di fare un campionato migliore l'anno scorso abbiamo fatto terzi, quest'anno siamo riusciti addirittura a fare primi e andare in eccellenza diretta, adesso ci vogliamo questo momento. Anche se all'inizio del campionato un po' di difficoltà ci sono state. Ci abbiamo messo tempo, come il diesel. Siamo partiti un po' a rilento, poi... Con qualche crociata di troppo, magari. Qualche infortunio di troppo, poi siamo ripresi, ecco. Sì, infatti mi sa che avete impiegato oltre 40-45 giocatori. Abbiamo preso la gente da fuori. Abbiamo preso un sacco di persone da fuori, non sapevamo come arrivare a 11 e mezzo al campo. No, scherzi a parte. È una soddisfazione, soprattutto aver impiegato un sacco di ragazzi del settore giovanile. E fa onore a questa società che lavora un sacco e speriamo che siano loro il futuro anche in categorie come l'eccellenza. Un capitano! Un bravo ragazzo che si è visto è il numero 9, Morris, pure lui è partito male, però ha avuto l'umiltà di ripartire a zero, perché comunque viene da palcoscenici come il settore giovanile del Pescara, la Serie D a Pineto, anche giocando poco, però è stato bravo, ci ha messo dedizione, impegno e se lo merita, e speriamo per lui che possa continuare così. Un pensiero al presidente Paluzzi. Senza di lui tutto questo non sarebbe stato. Mister Bonati, finalmente la promozione è arrivata, si vuole in eccellenza come avete scritto sulle magliette, anche se la partita di oggi è stata un po' sofferta come tutte le altre. La partita di oggi è stato lo specchio del campionato, noi non siamo un ammazza campionato, noi siamo una squadra che ha sofferto tanto, all'inizio ha patito tanti infortuni, ha sofferto nell'anima. Ha avuto delle difficoltà di integrazione con alcuni ragazzi, ha avuto tante difficoltà e ha saputo ripartire con dei momenti veramente difficili. Oggi al primo tiro abbiamo preso gol, il destino ha voluto di farci fare una partita difficile, perché quando vai sotto a una partita così c'è la Juve, ha perso con Napoli in questa maniera, quindi siamo stati bravi a rimanere in partita. Credo che saremmo stati promossi anche con la sconfitta, da quanto ho sentito, però è stato un bene pareggiarla per chiudere comunque nel migliore dei modi, rispettando anche un avversario, la Fater, che si giocava comunque qualche speranza e ha avuto voglia di fare la miglior partita possibile fino alla fine. Mister, due giornate lo puoi fare, vedi qua e vedi davanti alla telecamera. C'è stato un momento, qualche periodo, mister, che non ci avete creduto, ma non per colpa del gioco, è proprio per gli infortuni. Partivamo con tante speranze all'inizio dell'anno, con tanta voglia, con tanto desiderio di confermare il campionato l'anno scorso, che praticamente abbiamo fatto solo un punto di meno rispetto a quest'anno e siamo arrivati terzi, perché davanti non c'erano squadre di promozione ma c'erano squadre di eccellenza. All'inizio non avevamo lo spirito di adesso. All'inizio non avevamo lo spirito di adesso e l'abbiamo saputo maturare nel corso del campionato. Qualche ringraziamento specialmente al patron Paluzzi, che logicamente senza di lui forse non sarebbe neanche partita. Io credo che si sia unito un gruppo di persone che comunque ha fatto sì che il presidente raccogliesse in questo ultimo periodo, in questi ultimi anni, quello che aveva investito per anni nel calcio. Sono contento per lui, sono contento per noi, diciamo che si sono integrate, ripeto, due realtà oneste, lavoratrici e passionali di quello che fanno. Ne approfitto per ringraziare tutte le persone dello staff, che non voglio nominare in questo momento perché sono troppe e dimenticherei qualcuno, poi le faremo con calma. Ringrazio quindi il presidente Luciano e tutto lo staff e tutte le persone che ci hanno dato una mano, che sono veramente tante, perché per noi questo è un risultato non ipotizzabile. Una domanda è d'obbligo, mister: in eccellenza si riparte con Bonati?
Ah, beh, che non lo so, questo bisogna chiedere al presidente. Spero di sì, credo di sì, però oggi non è giusto parlare di eccellenza, oggi è giusto parlare di chi c'è adesso, di chi ha lavorato, di chi si è impegnato, di quanti allenamenti hanno fatto questi ragazzi che non percepiscono praticamente nulla, lo fanno per passione, si sono voluti togliere una soddisfazione personale impensabile. Andiamo! Allora vi presento il presidente, mia moglie, la mia nipotina, mio figlio, grande ma grande, grande che cazzo sei, dillo! Il mister di sempre, Luca, il mister che ha inventato il calcio facendo giocare i ragazzi bonati, mia sorella, la mia mamma, mia sorella la più grande, Virginia che rompe le scatole in continuo, preparatore atletico, chi ci ha fatto conoscere con questa gestione, mio figlio, questo, eccolo, Luigi, Luigi, adesso vieni qua. Vi presento il più piccolo, è un calciatore che gioca ogni partita nel 2000, un applauso! E dopo vi devo presentare la nostra reporter, la mamma di Luca. Chi ci manca, chi ci manca, chi ci manca? Ciao a tutti, grazie. E vi devo presentare Sandro, che 20 anni fa ha cominciato lui col Porto quando l'ho preso io. Lui è il primo calciatore che ho conosciuto nel Porto 20 anni fa. E vai, Roberto Paluzzi! Adesso vi lascio il microfono a Roberto. Abbiamo vinto questo campionato, merito dell'allenatore, della squadra, della società. È un risultato straordinario, perché non si era partiti per questo, ma l'unione, la società, i ragazzi, i sacrifici hanno portato a questo, e merito tutto loro. Adesso in eccellenza? In eccellenza, mo facci festeggiare, poi programmiamo, grazie. Quinto Paluzzi, il presidente della Delfino Flacco Porto Pescara. Lo sponsor, il padron. Il padron. I festeggiamenti, finalmente un sogno si è realizzato. Non me l'avrei mai aspettato. Per me era umanamente impossibile che solo col Delfino, solo con uno sponsor, il Delfino, che è il nostro, che si impegna per fare tutto questo, riuscissimo a fare una cosa del genere. Noi, lo dico pure a te, quest'anno mi hanno confermato un attimo fa che abbiamo impiegato 42 giocatori. Rido perché lì stanno a fare i cavettoni. Abbiamo impegnato 42 giocatori, sarebbe 18 della prima squadra, 15 della juniores e 7-8 anche degli allievi, perciò penso che è stata la squadra più giovane. Oggi abbiamo trovato una squadra molto attrezzata, abbiamo pareggiato, ci è andato benissimo. Che devo dire di più? Penso che non ci poteva accadere più di questo, non ci poteva succedere più di questo. È veramente una mano ce l'ha data una persona sola, che è stata sempre a fianco a noi, che è il Signore. Io credo tanto, tutte le domeniche prima della partita andavamo in chiesa per renderci conto veramente che non eravamo nessuno, ma qualcuno dall'assù ha deciso che la vincitrice di quest'anno dovevamo essere noi, solo con 4 calciatori. Sarebbe Sighetti, sarebbe Saltarin, sarebbe Ligoschi, sarebbe il portiere falso e altri, tutti i ragazzi nostri che vengono dai nostri settori. È stato un calciatore in tutte le partite impiegato, è stato pesce del 2000, perciò è questo. E queste persone che stanno con me, più grandi, non è che ci stanno perché io li posso pagare col calcio. Perché immaginatevi tutto quello che abbiamo, siamo quasi 350-400 persone tutti, non sarei all'altezza di sostenere tutte queste spese, perciò questi ragazzi gli ho dato il lavoro e si impegnano veramente col cuore, anzi sono proprio gioielli nel lavoro, dopo nel calcio è uno sport, lo fanno e siamo riusciti a fare tutto quello che siamo riusciti. Grazie a tutti,
grazie a chi ci ha sostenuti, grazie di cuore pure a te che sei stato tutto l'anno con noi, hai sofferto insieme a noi. È vero, è vero. Hai visto anche dei momenti che stavamo andando a picco, però la forza l'abbiamo avuto, siamo stati bravi forse, non lo so, il mister veramente, il preparatore, il mister Bonati, preparatore atletico Gianni Chiacchiaretta, saranno delle persone speciali, il mister ci ha messo di più, di tanto di più, il mister, io quando lui guardava verso la panchina tutti i ragazzini, dicevo mister la media la faccio io con questi 99, con questi 2000, con i 98, dicevo mister, presidente che cambiamo, questi sono, giochiamo con questi. Evviva però la gioventù, evviva tutto, evviva il calcio pulito. Altro presidente della Delfino Flacco Porto Pescara è Luciano Zanzirolami. Una bella annata. Un'annata straordinaria. Una cosa del genere non ce l'aspettavamo nessuno e siamo partiti per fare un campionato tranquillo con tutti i ragazzi, tutti i giovani, quindi... È una grande soddisfazione e ringrazio, prima di tutto ringrazio molto i genitori che ci hanno dato una grossa mano e poi tutto lo staff tecnico, lo staff dirigenziale, il grande sponsor Quinto Paluzzi che è introvabile, quindi tenerlo qui con noi è stata una grande cosa. Pescara è 20 anni che non c'è in eccellenza. Oggi siamo ritornati noi in eccellenza, è una grande cosa. Quindi ringrazio vivamente tutti quanti, dalla scuola portieri che noi quest'anno abbiamo fatto, è il secondo anno, a scuola portieri guidati dal tecnico, dal responsabile Emilio Tuccella, con tutti i suoi collaboratori. Abbiamo 45 ragazzi come portieri e non solo di Pescara o della società nostra, sono ragazzi che vengono anche dalle altre società, quindi ringrazio tutti e un abbraccio a tutti affettuoso perché non ci credo ancora, guarda ve lo dico, con la mia età oltre 70 anni ritrovarmi in eccellenza dopo aver vinto un titolo italiano con gli allievi della Caldora Calcio nel 2002, oggi vincere questo campionato di promozione, andare in eccellenza e ci stanno dei ragazzi miei della Caldora, tipo Saltarini, Sighetti, stanno tanti ragazzi che giocavano con me da piccoli nella Caldora. Quindi ringrazio sia l'emittente qua che ci ha sopportati per tutto l'anno, tutte le domeniche stava qui con noi. Sta dentro. E quindi ringrazio a te e a tutti voi che ci avete dato, lo staff col professore qua che ce l'ho vicino, Chiacchiaretta, è una cosa che non ce l'aspettavamo sinceramente. Il tanto menzionato Gianni Chiacchiaretta, preparatore atletico in cui questi ragazzi gli ha veramente fatti bene. Guarda, sono felicissimo soprattutto per i ragazzi, ci hanno sopportato dal 10 luglio siamo partiti. Ho fatto il conteggio stamattina, abbiamo fatto circa 190 allenamenti tutto l'anno e sono tanti per una categoria di promozione. Ringrazio il presidente Quinto che ci ha messo a disposizione tutto, il presidente Luciano per la sua competenza e per la sua disponibilità in tutto e per tutto. I miei complimenti più grandi vanno sicuramente al mister Bonati Guglielmo che è stato veramente bravo, è stato di categoria superiore, per la mia più poca esperienza è sicuramente il gran merito è suo, del suo staff, compreso me, compreso Giacomo Pietro Paolo, dei dirigenti che ci hanno accompagnato, Serraiocco, Da Cresta, Roberto e tutti, da Walter il magazziniere. E sono contento perché 20 anni fa abbandonavamo l'eccellenza con la Curi a Grosseto. Io e il mister Bonardi ho fatto l'ultima partita dell'eccellenza del Renato Curi a Grosseto e la ritroviamo dopo 20 anni qui al San Marco e questo mi fa sicuramente onore e mi fa veramente piacere aver riportato l'eccellenza a Pescara. Ma mister Bonardi da giocatore o da allenatore?
Io da preparatore atletico sempre, mister Bonati da giocatore, insieme a Fabio Grosso, Ernesto Terra, Ruscitti, insomma, eravamo Cristian Gasparroni, Pasquini, Massimo Angelosante, ne erano tantissimi, adesso elencarli tutti poi dimenticherei qualcuno. Con la Curi Pescara della famiglia Ortolano, parlo di quella Curi che non esiste più, insomma, che ha vinto quello che ha vinto, insomma, tanti titoli italiani e ha cacciato fior di giocatori e due campioni del mondo. Quindi ringrazio tutti, sono contentissimo di questa festa, di questi ragazzi, e grazie a voi che ci avete sempre supportato e sopportato nel bene e nel male. Grazie di tutto. Anche noi facciamo un grosso ringraziamento alla Delfino e a tutti voi. Volevo inoltre fare un ringraziamento speciale a un nostro factotum, che è Giampiero Cipollone, che ci mette sempre la musica, che è disponibile per qualsiasi cosa. Io lo chiamo Zorro, dove serve corro, e Giampiero corre dappertutto, veramente un grandissimo abbraccio a Giampiero, che